Presentazione ufficiale della stagione sportiva 2022-2023 per il Pineto Calcio questo pomeriggio allo stadio Mariani Pavone. Il presidente, il dottor Silvio Brocco, e l'allenatore mister Daniele Amaro hanno fatto luce sulla stagione biancazzurra. Sensazioni sono sempre di grande entusiasmo perché riprendiamo come l'ennesima stagione, questa è la settima di Serie D. Penso che sia un orgoglio per il Pineto Calcio. Cerchiamo di fare sempre bene come ogni anno. E certo, quest'anno abbiamo dovuto affrontare una situazione di rinnovamento dell'organico. Beh, il tempo fisiologico normale, perché il mister deve vederne le qualità di ciascuno e poi di dislocarli bene in campo. Per quanto riguarda quello che dici, cioè, per noi è un orgoglio avere tre o quattro ragazzi che calcheranno i campi di C. È un obiettivo, è una finalizzazione, è un progetto che ci siamo posti fin dall'inizio. Non per altro il Pineto disputa cinque campionati giovanili, tra juniors, due allievi, esordienti, giovanissimi e quant'altro, e più quest'anno avremo anche una squadra femminile di calcio a 5, quindi presuppone veramente una grande organizzazione logistica, una grande organizzazione in termini di educatori, perché io non chiamo allenatori, li chiamo educatori, perché devono avere questa finalità. E poi 60 anni io li ho vissuti tutti, da ragazzino, da quasi bambino, legato a quando mio padre mi portò la prima partita con la sua macchina all'epoca 500 ad Atri, quando Pineto giocava con la moto Teramo la seconda partita di campionato in seconda categoria. Ma potrebbe influire, adesso ancora prematuro parlare di quali gironi, se ci saranno delle squadre in soprannumero, questo da valutare, quindi un attimo fare delle previsioni su qualcosa che non è certo, quindi da valutare. Chiaro, se ci sono squadre in soprannumero, magari più partite da affrontare, magari occorre magari anche lavorare all'interno di un organico anche più numeroso. Adesso al momento stiamo bene così, quindi è stata una scelta iniziale di formare un gruppo con poche over e tanti giovani, quindi questo è l'obiettivo, e riuscire a costruire una squadra importante con questo organico. Poi vedremo strada facendo, ecco, in base anche al girone, al numero delle squadre che ci saranno, e ci muoveremo di conseguenza.